capita spesso all'interno dei boschi, sia di latifoglie sia di conifere, di passeggiare nel sottobosco, ad un certo punto ritrovarsi il terreno come sia stato rimestato dall'azione da parte di qualche animale, e può trattarsi di qualche ungulato piuttosto che di qualche, cosa potrebbe essere stato qualche capriolo, qualche cinghiale. Anche il tasso a volte tende a scavare e a lasciare il terreno come se fosse passata una piccola ruspa. Ecco, è un segnale ovviamente ecologicamente parlando, magari non particolarmente bello da vedersi, ma quando nel sottobosco cadono delle precipitazioni non in maniere abbondanti, i punti nei quali questi animali hanno un pochino mosso il terreno, hanno creato qualche avvallamento, hanno danneggiato, se vogliamo, lo stratumifero del sottobosco, ma di fatto con la pioggia questi piccoli avvallamenti ricreati dai cinghiali possono trasformarsi anche in periodi dove poi non piove più per diverse giornate o qualche settimana in delle piccole fungaie a sorpresa. Questo perché laddove l'animale ha scavato si è creata come una piccola pozza, una piccola fossa, che ha permesso a alcuni funghi di fruttificare. E spesso e volentieri ci sono proprio i porcini che hanno delle esigenze in termini di presenza idrica nello strato superficiale al suolo minore rispetto ad altre specie fungine. Allora qui vediamo cos'è successo. C'è stato qualche animaletto che ha in un certo senso rimestato lo strato del sottobosco, e proprio nel punto dove l'animale è andato a scavare la sua buca, esemplari di Boletus sedulis molto belli, giovani e freschi, come vedete si sono sviluppati. Da notare nel dettaglio l'incredibile livello siccitoso iniziale del bosco nel quale stiamo camminando, ma di fatto scavando un pochino il terreno risulta ancora più umido, favorito appunto dall'accumulo di acqua che c'è stato in questo preciso punto che è stato mosso dagli animali. E vediamo curiosamente che all'interno di questo sottobosco appenninico, che è una zona favorevole sia alla comparsa di Boletus sedulis e delle altre specie di porcini, un bosco misto di faggi, castagne e qualche conifera, anche il Boletus pinophilus ha beneficiato, nonostante, andiamo a rivedere nel dettaglio, il terreno sia siccitoso in questo specifico punto, dell'umidità che è rimasta residuale trasmessa dalla pozza scavata in maniera arguta e dannosa da parte di qualche ungulato. E ancora altri boleti beneficiano sempre di questa umidità, come Neoboletus prestigiator, ex Boletus erythropus, commestibile previa cottura. Pensate che nel resto del sottobosco non si vedono forme di vita fungine, ma qui, dove si è concentrata maggiormente l'umidità, curiosamente proprio i porcini hanno scelto di fruttificare. E da notare un ultimo dettaglio, lo vediamo con la corretta fase di raccolta: non si tratta di funghi cresciuti molto incavati nel terreno, quindi profondi nello strato di lettiera, ma sviluppatosi molto superficialmente. Oltremodo, l'assenza di funghi nel resto del sottobosco ha favorito anche l'individuazione di questi funghi da parte del noto scarabeo stercorario, che è uno dei principali artefici delle gallerie all'interno dei funghi. La doppia faccia della natura: da una parte e dall'altra
se vogliamo il bello che grazie a un'azione dannosa del cinghiale si sviluppa nuova vita nel sottobosco, che poi serve ad altri animali, ad altri insetti e al proseguio della catena alimentare del sottobosco in un bellissimo connubio che ci svela la vita naturale.